Siamo i Borg. Sarete assimilati. La resistenza è inutile. Ciao amici, sono Davide Gatti e bentornati su Survival Hacking. Oggi, come avete visto dal trailer, un kit molto semplice è andato a finire decisamente tutto in un'altra direzione. E quindi ci siamo divertiti un po' a prendere in giro i Borg. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione troverete tutte le informazioni su quanto vedrete nel video, quindi dove trovare i materiali, tutti i file di stampa, tutto quello che serve per la realizzazione. Quindi cosa andiamo a vedere oggi? Oggi volevo proporre semplicemente un piccolo kit, un kit che troverete su AliExpress abbastanza a basso costo, di un analizzatore di spettro, che non è una cosa nuova, ma l'abbiamo già vista almeno un paio di volte, se non tre addirittura, di forme diverse, con funzionalità diverse, insomma, aveva tutta, ognuno ha la sua modalità di visualizzazione. Questo in particolare era un kit che mi piaceva perché era praticamente, eccetto un solo componente, era tutto a montaggio tradizionale, quindi più adatto a chi magari è alle prime armi. Però il componente SMD è abbastanza facile da saldare. Ma quando l'ho visto, ho detto, però che bello, ha una forma quadrata. Ma quindi se ne facciamo 6 di questi e li mettiamo a forma di cubo, non viene fuori un bel analizzatore di spettro cubico? Ho detto sì. E allora sono andato in quella direzione. E ancora al momento, quando avevo preso i kit e quando avevo cominciato a fare tutta la realizzazione, non mi era venuto in mente di associarlo ai Borg. E quindi alla fine è venuta questa insomma presa in giro del esospettrografo Borg. In realtà non è altro che un kit di analizzatore di spettro realizzato 6 volte. E la cosa interessante comunque è che ha 6 microfoni e quindi in base alla direzione del suono questi analizzatori di spettro si comporteranno un po' in modo diverso. E poi alla fine insomma quello che ne è venuto fuori è un oggetto particolare, bizzarro, veramente strano. In più, per poter far sì che questo oggetto si potesse utilizzare in modo semplice senza avere un filo attaccato, ho deciso anche di farlo funzionare a batteria. Quindi il progetto completo, che adesso andiamo a vedere su questo schema, è composto da ben 6 di questi realizzatori di spettro, più un circuitino con una batteria, che prendete già fatto, c'è su tutto quello che serve per la ricarica, quindi c'è il BMS, ci mettete la vostra 18650 e questo è un set completo per fornire 5 volte che servono per far andare il tutto e l'ingresso per la ricarica, e quindi ci gestisce lui poi tutto lui la ricarica, quindi è un modulo comodo, già fatto, pronto all'uso. E quindi oggi cosa vedremo in sostanza? Vedremo la costruzione di uno di questi passo passo e poi dovremo anche costruirne altri 6. Quindi io comincerei subito partendo con la costruzione del nostro realizzatore di spettro, perché poi dobbiamo accelerare i tempi e montarne altre 5. Allora, come vedete, questa è la dotazione della scatola di montaggio che troverete. Quindi c'è il circuito stampato, abbiamo qua tutti i vari jack di ingresso audio, alimentazione, un pulsante per selezionare la modalità visiva, un interruttore, un microfono. Poi abbiamo un condensatore elettrolitico, un transistor, il famoso circuito integrato SMD, un po' di condensatori da 100 nano e diverse resistenze. E ovviamente i nostri immancabili LED. In questo caso sono una certa quantità verdi, rossi e blu, che vanno messi in maniera alternata. Qua la disposizione dei LED è un po' a vostro piacere, potrete anche metterne alcuni verdi, qui è fatto a file, io ho deciso di farlo a file, una file tutta verde, una file tutta rossa, una file tutta blu, mentre invece voi potreste anche decidere di fare i primi LED verdi, poi rossi, poi blu, insomma ve la gestite come volete voi sui colori. Poi cosa abbiamo ancora in dotazione? Abbiamo dei cavetti, abbiamo questo cavetto USB spinotto di alimentazione che serve per alimentarlo, poi ci danno anche un jack e uno sdoppiatore. Questo per poter collegare lui a una sorgente sonora, ma poter anche sentire con una cuffia il segnale.
Questi cavetti poi noi in realtà non li andremo a utilizzare, forse uno solo, questo qua USB per la ricarica, per cui per il momento i cavetti non ci interessano. Non ci sono istruzioni per il montaggio, ma non sono necessarie, perché questo è uno di quei circuiti stampati nei quali sopra è proprio scritto il valore di ogni singolo componente e quindi non ci si sbaglia, non possiamo sbagliarci, e è tutto già indicato sul circuito stampato. Premesso che sono molti componenti univoci, quindi non possiamo sbagliarci perché sono proprio solo quelli, le resistenze sono le uniche che hanno valori diversi e che bisogna mettere nel posto giusto, ma come vedete qua sono indicate 10R, 10R, 330K, 470K, 470K, 330K, 10K, 47K, 10K, 470K. Mentre tutte queste resistenze che non c'è scritto il valore, c'è scritto RY, RX, eccetera, sono tutte delle 22 ohm, che sono poi tutte queste qua. Quindi, come sempre, come primi componenti, andiamo a montare quelli con l'altezza più bassa, e in modo tale che il fatto che noi le possiamo appoggiare sul tavolo mentre li saldiamo e ce li mantengono premuti, risulta poi a nostro vantaggio, perché se montiamo prima dei componenti alti, quando giriamo la scheda, prima toccheranno i componenti alti e quelli bassi che magari andiamo a mettere dopo cadono e vengono saldati male. Quindi conviene partire sempre dai componenti più bassi, con l'altezza più schiacciata, e nel nostro caso specifico partiremo proprio dalle resistenze. E qui abbiamo tutte le nostre resistenze. Questa qua, per esempio, da sola è una 47K, giallo, viola, arancio, e ovviamente la andremo a mettere nel buco del 47K, che è questo qua. Poi queste due, che sono marrone, nero, nero, che sono le 10 ohm, e le andiamo a mettere dove c'è scritto 10R, che sta per 10 ohm. Prendiamo queste due, che sono marrone, nero, arancio, che sono le 10K, che vanno ovviamente montate dove c'è scritto 10K. Poi abbiamo queste qua, che sono arancio, arancio, giallo, che sono 330K. E le andiamo a mettere qua dove c'è scritto 330K. Vedete? Non è possibile sbagliare, proprio facile. E infine abbiamo queste tre, giallo, viola, giallo, che sono le 470K, che vanno oramai negli ultimi tre spazi disponibili, dove guarda caso c'è proprio scritto 470K. E anche qui sappiamo, insomma, che abbiamo fatto le cose giuste. Perfetto, abbiamo quindi montato le prime resistenze. A questo punto adesso sposto un attimo i LED, che non mi interessano, neanche questi che andremo a montare dopo. Cominciamo a saldare queste resistenze. E ora andiamo a montare invece tutte queste resistenze da 22 ohm nelle posizioni rimaste per le resistenze, che sono poi tutte queste qua intorno. Ed ecco che abbiamo montato tutte le resistenze e quindi, come vedete, i componenti più bassi. Ora andiamo a montare il famoso circuito integrato SMD. Questo, per chi non ha mai maneggiato gli SMD, potrebbe essere un po' un problemino, ma vi faccio vedere che comunque si può saldare tranquillamente con lo saldatore anche con la punta molto grande. Per prima cosa andiamo a saldare un unico piedino nell'angolo in basso a destra, o quello che per voi è più comodo. Andiamo ad appoggiare il circuito integrato nella posizione corretta, assicurandosi che la polarità sia corretta. Qui c'è un puntino che indica la parte polarizzata, dove c'è questa tacchettina qua
se non c'è un puntino potrebbe esserci proprio una tacchetta disegnata così, ma in generale c'è un puntino che indica il pin numero 1. Andiamo a posizionare il circuito integrato nella posizione, verificando che tutti i pin siano sopra le loro piazzole. Andiamo a scaldare quell'unica piazzola su quale abbiamo messo lo stagno. E ora il componente è posizionato correttamente e tenuto abbastanza fermo da quell'unico pin saldato. Ne saldiamo un altro anche sul pin opposto. In questo modo lui è posizionato e non si muove più. Ora io, con una tecnica un po' non troppo precisa ma efficace, andiamo a riempire di stagno, molto stagno, e cortocircuitare anche tutti i piedini, non, nessun problema. Vedrete che poi li togliamo senza problemi, in modo che siano sicuramente tutti saldati ma anche cortocircuitati, non è un problema. Lo stesso anche di qua, saldiamo abbondante stagno, importante perché contiene il flussante che ci serve per poi, per capillarità, toglierlo con semplicemente saldatore e ripassando su questi piedini, muovendosi verso il basso, vedete che lo stagno viene portato verso la punta del saldatore e viene tolto lo stagno in eccesso, regalandoci dei pin saldati perfettamente senza cortocircuiti grazie al flussante che c'è nello stagno abbondante che abbiamo messo. Quindi rimettiamoci qua, teniamo la scheda leggermente inclinata in modo che tenda lo stagno fuso a scendere per il suo peso e per capillarità, attirato dalla punta del saldatore. Se, come qua è successo perché sono stato un po' troppo lento per farvi vedere, c'è un cortocircuito, provate a toglierlo semplicemente ripassando col saldatore, e se non vi riesce vi aiutate con della calza di saldante, andate vicino al piedino cortocircuitato e lo rimuovete in un attimo. E come potete vedere la saldatura, adesso c'è molto residuo di flussante, questa roba qua marrone sarebbe poi il flussante, poi lo andremo a pulire, però come potete vedere i piedini sono tutti saldati perfettamente senza cortocircuiti. E ora è arrivato il momento dei LED, sì, perché pur essendoci altri componenti da montare, attualmente ci interessa montare i LED, che sono i componenti, diciamo, più bassi se vogliamo rispetto ad altri. Ci servirà l'aiuto appunto del tavolo che ci tiene appoggiati i LED in posizione per comodità, e quindi monteremo per primi i LED. Come dicevo, io ho scelto di montare file di LED monocolore, per cui una fila completamente rossa, una completamente verde, una completamente blu, alternate. E quindi abbiamo rossa, verde, blu, rossa, verde, blu, rossa, verde, blu, rossa, verde, blu. E quindi questo è quello che andremo a fare adesso. Cominciamo con i rossi. Quindi ho aperto il sacchettino dei rossi e vado a montare la prima fila di LED rossi, partendo da qua. I LED hanno una polarità, ovviamente. Hanno un pin più lungo e uno più corto. Il più lungo sarebbe quello che generalmente viene chiamato positivo e che va montato qua dove c'è questo foro quadrato, che poi sarebbe anche l'anodo. Tra l'altro qui c'è uno smusso, come vedete non è proprio circolare, c'è proprio uno smusso, e anche il LED ha questo smusso qua e quindi vi aiuta a metterlo nella giusta direzione. Comunque pin lungo nel foro quadrato, e a questo punto cominciamo a mettere la prima fila di LED rossi e poi li andremo a saldare. E come sempre dico, adesso comincia la fase di rilassamento, e quindi rilassatevi saldando dei LED. Ora potete scegliere di montare una fila alla volta e saldarli, o come farò io invece, monto prima tutti i LED rossi e poi li salderò tutti assieme. Tanto sarà un'operazione che io, per questioni di comodità, farò in due passaggi. Il primo è una saldatura sommaria e poi un posizionamento corretto finale. Ma adesso vediamo. Comincio intanto a piazzarli tutti i rossi. Come vi avevo già detto prima, sono su file alternate, rosso, verde, blu, rosso, verde, blu, rosso, verde, blu. Quindi montiamo solo quelli che sono i LED rossi in questo momento. Ed ecco qua i nostri LED rossi piazzati.
Adesso, con l'aiuto di una scheda, di un qualsiasi cosa, li aiutate facendoli girare così, in modo da averli appoggiati bene nella loro posizione corretta, abbastanza corretta. Cominciate a saldarli uno a uno. Ora vedete che non sono tutti perfettamente allineati, c'è qualcuno abbastanza storto. Ora uno a uno io li sistemo tutti tenendolo premuto da questo lato, riscaldando nuovamente i due piedini insieme. Spingo il LED bene sulla scheda, operazione molto veloce, ci mettiamo proprio 10 secondi a fila circa, e dopo dovremo vedere come sono invece allineati. Eccoli qua, vedete come sono adesso tutti perfetti. Rifacciamo su tutti i LED. Eccoli qua, tutti perfettamente allineati. Molto bene, andiamo a tagliare i reofori. E ora proseguiamo con i LED verdi, dove faremo esattamente lo stesso identico procedimento per i LED verdi, e poi lo faremo anche per i LED blu. E infine montiamo il LED blu. Ed eccoci quasi a opera ultimata, devo dire. Abbiamo montato tutti i LED e ora ci rimangono solo questi pochi componenti. Per primi andiamo a montare tutti questi condensatori, che sono tutti uguali, per cui anche qua non possiamo sbagliare a montarli, perché tutti identici, quindi uno vale l'altro. Non hanno polarità e quindi basta infilarli qua dentro. Sono tutti da 100 nano e vanno in posizioni dove c'è scritto 10-4. Montiamo quindi questo condensatore elettrolitico da 470 microfarad, anche lui è polarizzato, ha un pin più lungo e uno più corto, quello più corto ha marcato qua il negativo, quindi l'altro è il positivo, il più lungo è sempre il positivo. Questo va montato qua dove c'è scritto 470 microfarad e qua vedete più, il pin più lungo sempre nel foro quadrato, va inserito qua e poi va piegato a 90 gradi in questo modo. E poi lo andiamo a saldare. E poi c'è questo transistor, il 9014, che va montato qua dove c'è scritto 9014. Anche lui è polarizzato, vedete che ha una testa a forma di mezzaluna, anche qua è disegnato con la mezzaluna e quindi va messo in questo modo. Ora ci rimangono gli ultimi pezzi, che sono questi qua. Cominciamo col microfono, anche lui è polarizzato e qua la polarità non è facilissima da vedere, però noterete che uno dei due pin ha delle piste piccoline che vanno attaccate al contorno di questo microfono metallico, e quindi quella è la massa, perché la massa include anche la parte metallica. O se no utilizzate un tester, cercate quali dei due piedini è in cortocircuito con il contenitore metallico del microfono. Sul circuito stampato viene identificato il positivo, c'è un più disegnato su mic 1 e di conseguenza dovrete collegare l'altro pin dove c'è scritto il più, perché l'altro ovviamente è il meno. Poi abbiamo un pulsante che va messo qua, non c'è altro posto dove poterlo mettere, quindi non potremo sbagliare.
Poi abbiamo un interruttore di accensione che va inserito in questa posizione. Abbiamo uno spinotto di alimentazione, un jack per alimentare il tutto, che va messo qua. Ci sono questi tre piedini. Per ultimo ci sarebbe da mettere questo jack che andrebbe posizionato qua. Questo serve per poter collegare un segnale in ingresso tramite i cavettini che erano in dotazione, ma che noi non andremo a utilizzare perché utilizzeremo il microfono e quindi non lo montiamo, perché poi andrebbe poi a dare fastidio alle altre schede che sono nel cubo. Ma è necessario fare dei ponticelli che bypassano il jack, perché questo jack ha degli interruttori dentro che quando voi infilate il jack disabilita il microfono. In questo modo, senza ponticellare questi pin, risulterebbe come se il jack fosse inserito e il microfono bypassato. In questo modo invece ricolleghiamo il microfono a funzionare correttamente per i nostri scopi. Quindi bisogna ponticellare questi due pin, ci infiliamo dentro un reoforo che abbiamo recuperato da un LED tagliato, cortocircuitare questi due pin e questi due. E il nostro analizzatore è completato. Ora gli do una pulitina e poi collegheremo il jack di alimentazione e poi vedremo se funziona. Ed eccolo qua, tutto bello pulito. Vedete come ora non ci sono più tutti i segni del flussante scuro. Questo circuito stampato, essendo bianco, evidenzia in maniera molto più netta i residui del flussante che c'è all'interno dello stagno. Ma ora è bello pulito. Bene, adesso verifichiamo un po' il funzionamento. Il dispositivo ha una modalità di test che serve per verificare che tutti i LED siano stati montati in modo corretto e che poi tutto funzioni in modo giusto. A questa funzionalità si accede tenendo premuto questo pulsante quando lo alimentate. Ora noi abbiamo attaccato lo spinotto di alimentazione che va poi a finire su un USB e tenendo premuto appunto il pulsante e accendendo va in questa modalità di test. Come vedete vi fa vedere in modalità ciclica tutte le barre separate, delle barre orizzontali, verticali, insomma vi fa vedere un po' tutta una serie di accensioni che vi fa capire che tutti i LED sono montati correttamente, con i colori giusti, che sono tutti saldati bene e che non ci sono cortocircuiti, se no vedrete degli errori in questi pattern. E mentre sta facendo questo ciclo, vedete che c'è ogni tanto la scritta EN e ogni tanto una scritta con un simbolo strano. Questa è la lingua, tra virgolette, con la quale poi opererà, perché questo dispositivo è configurabile con una sorta di menu. Quindi quando vedremo la scritta EN, molliamo il pulsante e lui a questo punto va in modalità analizzatore di spettro e le configurazioni saranno in lingua inglese. E andiamo a vedere le configurazioni possibili. Sebbene all'inizio ho detto che non ci sono istruzioni, in realtà esiste un documento con un po' di istruzioni, tra cui anche appunto le voci del menu che andremo a vedere, che troverete il link ovviamente in descrizione di questo documento. Allora, abbiamo 6 menu differenti, menu A, B, C, D, E, F, dove ognuno di questi menu ha delle funzionalità. Per esempio, il menu A potrete selezionare il tipo di modalità operativa, mono o dual channel. Qua potrete scegliere se visualizzare sull'analizzatore il canale destro o sinistro quando siete in dual channel. Il refresh rate, la velocità con la quale scrollano questi pallini, vedete, no? Che si muovono a una certa velocità. Qua abbiamo la velocità 1 è la più veloce, 4 è la più lenta. Poi abbiamo la sensibilità dell'ingresso, fixed gain, guadagno fisso, oppure automatico a bassa sensibilità o automatico ad alta sensibilità. La luminosità su due livelli e alla fine la sequenza con le quali vengono rappresentate le frequenze su queste barre. Quindi frequenze basse sul lato sinistro e frequenze alte sul lato destro o viceversa. Per accedere al menu bisogna tenere premuto questo pulsante per 2 secondi ed ecco che appare il menu A, nella quale potete scegliere 1 o 2. I valori che vedete qui sono gli stessi che sono definiti qua di default. Tenendo premuto a lungo passate la lettera B, B1. Ancora tenendo premuto a lungo andate sulla lettera C, refresh rate. E qua cominciate a vedere che cambia qualcosa. Per esempio, se andiamo su velocità 1 e attendete circa 5 secondi, lui uscirà dalla modalità di configurazione e tornerà a essere operativo.
Come vedete è molto molto veloce, non è bellissimo, preferisco una velocità di tipo 3 o 4. Quindi mettiamo C4 che è la più lenta e dà un effetto più carino e gradevole. Vedete che è più lento e ci consente di vedere meglio le barre che si muovono e fa un effetto secondo me più interessante. Poi abbiamo il guadagno, quello non si vede un granché adesso a livello visivo, la luminosità con la lettera E, quella un pochino si vede. Qua è la luminosità più bassa e qua più alta. Noi lasceremo luminosità più elevata. E infine la lettera F, dove c'è il sort delle barre, anche qua insomma faremo fatica a vedere la differenza tra barre orientate in un modo o nell'altro, però diciamo che lasciamo il default che è 2. Quindi abbiamo impostato tutta una serie di valori che adesso vado a segnare qua. 2, 1 questo, 4 questo, poi abbiamo automatico con guadagno elevato, alta luminosità, l'ordine lasciamo quello di default. Questi sono i valori che abbiamo inserito adesso in questo e che poi dovremo andare a inserire anche negli altri, perché il progetto ne prevede 6 di questi e questi 6 dovrebbero essere più o meno configurati uguali. Poi, come potrete vedere nel progetto, questo pulsante è collegato insieme a tutti gli altri, quindi potrete configurarli tutti assieme con un solo pulsante. Adesso si tratta di andare a montare gli altri 5 pezzi. E quindi qui dovrete davvero rilassarvi proprio tanto, perché avete tanti 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 bei LED da saldare. Quindi rimbocchiamoci le maniche, anche se le maniche sono già su, e procediamo al montaggio degli altri 5 analizzatori di spettro. Ed eccoli qua, tutti e 5 montati. Voi l'avete visto in un attimo, ma qua li abbiamo già tutti. Ed ecco qua i 6 analizzatori di spettro, belli montati, con i quali andremo a fare adesso il bel progetto che abbiamo visto all'inizio un po' di sfuggita, ma adesso qui lo andiamo a vedere un po' meglio. Quindi dobbiamo collegarli più o meno un po' tutti assieme. Qua c'è questo schema che vi aiuterà a fare i collegamenti. Non tutti andranno montati allo stesso modo. Quello che abbiamo montato adesso avrà sia il pulsante che l'interruttore e il jack di alimentazione. Tutti gli altri invece no. Tutti gli altri saranno da realizzare con qualche componente in meno. Non andrà collegato il connettore qua jack per le cuffie, come non lo è stato collegato neanche su quello che abbiamo visto prima. E anche qua vanno ponticellati i due pin. Qua nello schema lo potete vedere meglio, ecco qua è evidenziato ponticellare. Poi non va montato il pulsante, non va montato l'interruttore, non va montato questo spinotto per l'alimentazione. Diversamente però dovremmo andare a fare un lavoro qua sulla parte posteriore. Dobbiamo andare a montare dei connettori pin strip tipo questi a 90 gradi, che ci consentiranno tramite dei cavetti Dupont, questi qua, di collegarli con questi spinotti uno con l'altro, in modo tale che li possiamo assemblare semplicemente con quei connettori. A tale proposito, qua sotto, per completare e per consentire l'interfacciamento anche di questo verso i suoi fratelli, dobbiamo collegare alcuni di questi anche su questo qua. Quindi prepariamone alcuni. Come è possibile vedere in questo schema, ci serve avere un paio di questi pin su questi due pad del pulsante qua, quindi uno qui e uno qua. Ci facciamo aiutare con un cavetto di quelli magari danneggiati da buttare via, perché poi questo, scaldandosi con l'adattatore, non si può più riutilizzare. Quindi lo appoggiamo così e andiamo a saldare qua. Poi andiamo a saldare un altro qua. E poi qua bisogna fare un'operazione. Ci serve poter
entrare dentro lo spinotto per l'alimentazione, ma utilizzarlo per la ricarica della batteria e non per alimentare direttamente il display, mentre ci interessa poi che la batteria fornisca l'alimentazione al circuito e con questo interruttore poter poi avviare e accendere tutti gli altri. Quindi c'è da fare un piccolo lavoretto, bisogna tagliare una pista sotto questo circuito qua. Una pista che nello schema la vedete meglio, qua adesso è tutto bianco, si fa veramente fatica a vederla, anzi non è impossibile vederla. Comunque è una pista che collega il pin centrale del connettorino di alimentazione verso questi due pin, si vede la pista, dell'interruttore. Quindi noi dovremo tagliare questa pista qua in mezzo che collega lo spinotto di alimentazione all'interruttore. Per fare questo taglio vi aiutate con una piccola fresettina, un piccolo Dremel, quello che avete. Io ho questo. Verificate con un tester che non vi sia più continuità tra il pin centrale del connettore di alimentazione e la parte superiore qua dell'interruttore. Ok, non c'è più continuità, quindi significa che abbiamo tagliato correttamente la pista. A questo punto dobbiamo andare a saldare un po' di questi pin strip su quei pin sia del connettore che dell'interruttore. Cominciamo con i pin dell'interruttore. Ok, abbiamo saldato tutti i vari strip che ci servono per poi interfacciarci agli altri moduli e poi abbiamo la necessità anche, come vedete qua, di un piccolo cavetto USB che serve per poter ricaricare questo, e questo si ricarica attraverso questa presa USB e andremo a utilizzare lo spinottino che c'è qua davanti in modo da poterlo ricaricare. Questo starà all'interno del cubo e quindi per poter accedere esternamente utilizzeremo questo. Per fare questo bisogna utilizzare un cavo qualsiasi USB, un vecchio cavo USB che avete con l'USB mini, lo tagliamo, possibilmente se siete fortunati e trovate quelli che hanno solo l'alimentazione dentro, quei cavetti malefici che quando capitano e non vi funzionano mai i dispositivi perché li hanno fatti solo per l'alimentazione, questo è uno per esempio, no? Ha solo il più e il meno dentro e non ha i due dei dati, quindi questo è il perfetto candidato. E andiamo a saldare il pin positivo nel centrale qua del jack di alimentazione e il negativo sul laterale. Quindi porterete il 5 volt al dispositivo qua per la ricarica. Verifichiamo effettivamente che funzioni. Ora io collego il 5 volt tramite questo e come vedete si accende il LED e quindi si sta caricando. Ma non funziona perché non sta fornendo alimentazione, perché abbiamo tagliato la famosa pista. E difatti se poi noi adesso tramite i tupon che abbiamo stabilito qua, se andiamo con i tupon a collegarci per esempio qua sull'interruttore col positivo e col negativo a massa della batteria, ecco che funzionerà a batterie e l'interruttore fa l'accensione, poi quello porterà l'accensione a tutti. Quindi ora che abbiamo tutto pronto andiamo ad assemblare il tutto all'interno di un paio di stampe 3D che ho preparato per tenere insieme tutto questo ambaradan. E vedete, ci sono solo due semplici pezzettini. Uno, il primo, questo qua, è il pezzettino che supporterà la batteria, e quindi andiamo per primo a installare questo BMS con la sua batteria in questa predisposizione. Qua voi troverete solo dei fori, bisogna mettere alcuni distanziatori con le viti da 5 mm, i distanziatori con le viti da 3, ed ecco installata la batteria. E ora dovremo andare a installare tutti i moduli su questo supporto, chiamiamolo così, che abbiamo predisposto, dove poi andremo a collegare tutti i vari fili. Andiamo a installarne qualcuno, questo qua per esempio, il primo. Lo andiamo a installare in questo modo. Vanno utilizzate delle rondelle oppure delle viti molto molto corte. Io adesso non le avevo così corte, 5 mm,
e quindi ho bisogno di una rondella per evitare che poi queste viti vadano a conflittare con le altre che si vanno a infilare qua dentro. Ecco che abbiamo fissato il primo analizzatore e poi andiamo a fissare tutti gli altri qua intorno. Ecco qua alcuni già parzialmente installati, e prima che diventi impenetrabile, perché poi dopo aggiungeremo anche quest'altro pezzo per tenere insieme un po' il tutto, e poi una volta arrivati all'ultimo pannello non sarà più possibile fare alcun tipo di cablaggio. Cominciamo a cablare i primi qua che vediamo. Ora qua si tratta di stabilire un ordine, qua non ho stabilito quale possa essere, però in realtà io farei che l'ultimo, cioè questo qua con i pulsanti di accensione e tutto, lo terrei qua, questo lato qui. Quindi questo, che è l'ultimissimo, che è questo qui, lo andiamo a montare praticamente qua. Ma dovranno uscire poi tutti i fili che ci servono per i collegamenti. Cominciamo a cablare questi. Il cablaggio è abbastanza semplice perché in realtà sono uno in serie all'altro con vari fili e bisogna cominciare a collegare tutti questi. Quindi seguite questo schema. Adesso qua sarà difficile poter vedere i collegamenti che vado a fare. Per esempio i pulsanti, che sono tutti collegati insieme fra di loro. Poi ci sono le alimentazioni. Ed ecco qua il nostro cubo Borg fatto. E quindi, dopo aver cablato tutto, verifichiamo che accendendolo si accendano tutti e funzionino tutti gli analizzatori di spettro che ci sono. E come vedete, stanno funzionando tutti perfettamente. E nello stesso modo, avendo collegato anche tutti i pulsanti in parallelo, se lo accendiamo e teniamo premuto il pulsante per la modalità di test, tutti vanno in modalità di test e vedete che fa vedere il pattern, quello di verifica dei LED, e quindi anche il pulsante sta funzionando correttamente e quindi tutte le connessioni sono corrette. E adesso vediamolo un po' con una luce diversa. La resistenza è inutile. Con la mia credibilità da Borg, ragazzi, ho creato questa piccola protesi oculare fatta con una stampa 3D veloce, proprio una roba a volante, giusto per rimanere in tema sull'argomento. Bene, ragazzi, che dire? L'oggetto funziona, è bello, fa un effetto veramente, una scena incredibile sto coso, non pensavo. L'oggetto ovviamente voi ne potete costruire anche uno solo, un analizzatore di spettro singolo. Esiste sia col contenitore che senza. Col contenitore in pratica viene un oggetto carino da appoggiare, che funziona e ha tutte le sue funzionalità con l'ingresso audio, eccetera. Poi con questa struttura cubica devo dire che fa il suo effetto questo analizzatore di spettro 3D, tridimensionale, anche perché avendo un microfono su ogni lato lui quello che capta lo fa vedere, quindi è sempre molto molto particolare come oggetto. Devo dire che mi piace più di quanto me lo fossi immaginato, ecco, me lo immaginavo e dicevo, ma chissà che sarà una roba così, invece bello, bello, simpatico, mi è piaciuto fare questo oggetto. Tra l'altro anche come tipo di assemblaggio è abbastanza, come dire, alla portata di tutti, ci sono un po' di LED ovviamente che ci accompagnano, un piccolo circuitino e tutto completo il kit, per cui direi che bel lavoro, mi piace, è una cosa che... Poi anche l'idea di farlo andare a batterie per andare in giro con sto coso. Adesso devo trovare qualcosa per sapere cosa farci. Magari in qualche manifestazione lo porto lì. Vado in giro vestito da Borg. Insomma, io sono un po' ridicolo però. Però intanto, vabbè, insomma, è simpatica l'idea. Bello, mi piace. Un oggetto che è simpaticissimo, è carino.
Bene ragazzi, allora io direi che per questo video è tutto. Ricordate di venirmi a trovare su Patreon e su Instagram. Continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.